Doveva vincere ad ogni costo il Pisa con il Torino per sperare ancora nella salvezza. Ha sofferto, ma ha vinto. È stata una partita a due facce. Primo tempo nerazzurro, con tanto di gol della vittoria, ripresa tutta a granata. Subito il Pisa in avanti, dicevo, con Incocciati, ancora una volta gran trascinatore della formazione toscana. Il Torino cerca di controllare le sfuriate nerazzurre e quando può si apre spazi pericolosi in contropiede. Va fuori di un soffio il gran tiro di Fuser, ma il gioco è in mano ai padroni di casa, che premono con sempre maggiore determinazione. Al quarto d'ora finisce a terra, in aria, granata, Incocciati. Reclama il rigore, ma l'arbitro fa segno di proseguire e il Pisa prosegue il suo assedio e alla mezz'ora raggiunge l'obiettivo. Da una punizione di Incocciati, deviata in calcio d'angolo, l'azione del gol. Dalla bandierina Ben, respinta corta di Marcheggiani, entra Incocciati ed è l'1-0 con tanto di striptease. Qualche minuto dopo, Mille ha sul piede la palla del possibile pareggio, ma Grudina è bravo. Alla scadere Ben sfiora il palo ed il raddoppio. Nella ripresa, sempre o quasi all'attacco il Torino, ma non è preciso né fortunato quanto gli occorrerebbe. Il tiro di Fuser è deviato e la bomba di Mille è a lato. E ai tifosi granata non resta che riavvolgere sconsolati i loro striscioni.